l'ultimo set abbiamo un po' peccato in battuta e è sceso un po' il livello, però per il resto siamo contenti perché abbiamo affrontato questa partita in maniera perfetta e poi sono stati bravissimi anche i ragazzi che mi hanno dato una mano in ricezione impressionante e mi hanno agevolato molto il lavoro. E è il nostro punto di forza, questa sera poi abbiamo avuto dei livelli di attenzione maggiore, di conseguenza abbiamo sfruttato ogni palla, ogni azione. Per te, oltre a una regia veramente molto solida, partita impreziosita anche da diversi punti, da diverse giocate, anche in successione, no? Quindi diciamo che la dimostrazione di una sicurezza quest'oggi tua e di tutta la squadra. Sì, sicuramente, poi quando vai bene ti senti sempre più sicuro, no? Quindi avendo anche i ragazzi attorno che sono tranquilli danno una maggiore sicurezza in tutti. È cambiato qualcosa nella vostra testa nelle ultime partite in cui insomma, avete molti meno breakout, aggredite subito gli avversari, o, insomma, avete parlato, avete lavorato su alcuni aspetti? Sì, stiamo lavorando sicuramente mentalmente e ovviamente fare la prima vittoria fuori casa ha dato una grossissima mano e quindi adesso vediamo di continuare così. Dipende sempre dalla testa, quindi se la testa è tranquilla di conseguenza ti riescono le cose. Domenica prossima affrontate il Vibo Valencia in trasferta, squadra che avete già affrontato. Sarà una partita, una bella lotta, perché loro in casa esprimono un gioco di altissimo livello e noi dovremmo essere capaci a continuare in questa striscia di partite, riuscendo a imporre il più possibile il nostro gioco.